Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo l'Angel Cake, la torta che viene tradizionalmente preparata in America durante il giorno dell'indipendenza. Il 4 luglio 1776 le 13 colonie americane della Gran Bretagna alla guida di George Washington sconfissero gli inglesi e proclamarono l'indipendenza. Nacquero così gli Stati Uniti d'America. In questa giornata speciale vengono preparate tantissime tipologie diverse di torte, tutte con decorazioni con i tre colori della bandiera americana, rosso, bianco e blu. Vi proponiamo una torta facile e veloce con ingredienti semplicissimi che vi porterà un effetto wow in qualsiasi occasione. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 6 albumi d'uovo e li montiamo finché raggiungeranno questa consistenza. Aggiungiamo 8 g di cremore tartaro e 180 g di zucchero semolato in tre fasi, continuando a montare. Dopo 5 minuti dovremo vedere che si formano dei becchi soffici. Mettiamo 2 g di sale, mezza fiala di essenza di mandorle e la buccia di un limone biologico. Infine aggiungiamo 150 g di farina 00 poco alla volta, mescolando con una frusta con movimenti lenti dal basso verso l'alto. Prendiamo una teglia per chiffon cake con fondo estraibile che non va né imburrata né infarinata e ci versiamo l'impasto all'interno. Livelliamo per bene e sbattiamo qualche volta per eliminare le bolle d'aria. Cuociamo a forno preriscaldato statico 175 gradi per 35-40 minuti. Fare la prova a stecchino passati 35 minuti. Tiriamo fuori dal forno, capovolgiamo la torta e lasciamo raffreddare completamente. Togliamo lentamente il fondo dalla torta e voilà! La andiamo a tagliare a fette di circa 2 cm d'altezza. Poi creiamo dei cubetti di lato di circa 2 cm. Ora ci occupiamo della crema. Qui abbiamo 150 g di mascarpone e 400 g di panna montata già zuccherata e aggiungiamo la buccia di un limone biologico e i semi di vaniglia. Mescoliamo per bene con una frusta e mettiamo da parte fino al bisogno. Prepariamo la bagna. Ci serviranno 100 ml di acqua, il succo di mezzo limone e un cucchiaio di miele. Mescoliamo con un frustino e mettiamo da parte fino al bisogno. Per questa torta avremo bisogno di un contenitore con piede cilindrico in vetro. Siamo arrivati all'assemblaggio, quindi aggiungiamo uno strato abbondante di Angel Cake e lo inumidiamo con la limonata. Aggiungiamo poi un primo abbondante strato di mirtilli, avendo cura di metterli anche lungo il bordo. Proseguiamo con la crema e ne mettiamo una dose molto consistente. Livelliamo per bene e aggiungiamo il secondo strato di frutta, composto questa volta da fragole. Sopra mettiamo il secondo strato di Angel Cake. Lo inumidiamo con la limonata e lo andiamo a coprire con un altro strato di mirtilli. Aggiungiamo la restante crema e la andiamo a stendere con un cucchiaio. Concludiamo la torta con una decorazione a piacere di frutti di bosco. Noi abbiamo scelto di fare una corona esterna di fragole, due giri interni di mirtilli e al centro tanti bei lamponi.
Guardate che meravigliosa torta siamo riusciti a creare! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questa deliziosa angel cake. Dal primo assaggio si sente un'esplosione di sapori in bocca. Il pan di Spagna è bagnato alla perfezione con la limonata, che dona una nota acidula molto gradevole. La crema è vellutata con un leggero gusto di vaniglia. Infine, la frutta aggiunge molta freschezza. È una torta priva di grassi, in quanto non ci sono né tuorli né burro. Inoltre, nella sua delicatezza, rimane una torta davvero straordinaria. Insomma, è pazzesca, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Visitate anche il primo link in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video!